Il geometra Giovanni Magro, commissario provinciale UDC, è tra gli arrestanti nell'operazione Porti Utiliti. Quella presunta maschera felice alla ricerca di sicurezza di riconferme dall'aria depressa, un uomo che soffrirebbe l'ombra del padre, del potente democristiano Turi Magro. Questa è la prima impressione che si ha quando incontri il personaggio che vive di luce riflessa del padre. Parliamo del lavolese Giovanni Magro, figlio d'arte, considerato che il padre è Turi, già senatore ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Lo scorso 29 marzo fu nominato nuovo commissario provinciale dell'UDC. Il segretario nazionale del partito Lorenzo Cesa ha riposto la sua fiducia su Magro. Ebbene, questa figura emergente dalle risorse impunite si sarebbe messa nei guai. La Guardia di Finanza lo ha beccato nell'operazione Porti Utiliti con le mani nel sacco. Il geometra Giovanni Magro, alias UDC, adesso impreca il cielo nel chiuso della sua casa diventata la sua prigione per via degli arresti domiciliari. Per carità, lasciatelo solo quando impregherà e ce l'avrà col mondo intero. Non siate lì accanto, fuggite via. Il geometra Giovanni Magro, commissario provinciale dell'UDC di Siracusa, alcuni malpensanti dicono che nelle ultime elezioni si è votato solo lui, è coinvolto insieme con il fratello Pietro, Nunzio Miceli, Giovanni Saccià, Venerando Toscano e Antonino Sparatore nell'intervento delle Fiamme Gialle e accusati di corruzione e turbata libertà degli incanti. L'inchiesta prende avvio dalla denuncia del responsabile dell'anticorruzione dell'autorità portuale megarese che aveva evidenziato alla procura il presunto conflitto di interesse che avveniva all'interno dell'ente nella preparazione dei bandi di gara. Gli appalti pilotati rientrano in quelli previsti nella scheda grandi progetti Hub Porto di Augusta. Le opere sono finanziate nell'ambito della programmazione 2007-2013 con fondi PON e ammontano a circa 100 milioni di euro. Le investigazioni condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sotto la direzione e il coordinamento della Procura hanno anzitutto dimostrato che le gare pubbliche bandite dall'APA sono state turbate. I bandi e i disciplinari di gara infatti non venivano direttamente predisposti dai funzionari dell'ente pubblico appaltante, bensì venivano realizzati da professionisti titolari di una società di progettazione siracusana. Siamo certi che il commissario provinciale dell'UDC di Siracusa, Giovanni Magro, potrà dimostrare la sua più totale estraneità ai fatti che gli sono stati contestati e riuscire a dimostrare la propria innocenza.